Pompei Hub, le vie del mare, la linea ferroviaria diretta per la costiera sorrentina, la metropolitana per l'aeroporto di Capodichino, il potenziamento del sistema di trasporto per l'area flegrea, la città metropolitana di Napoli e l'Università Federico II hanno organizzato la conferenza sul tema i trasporti per lo sviluppo turistico di un territorio, criticità e prospettive, tenutasi nella sala azzurra della sede dell'Ateneo di Monte Sant'Angelo. Il convegno ha costituito l'occasione per mettere a confronto le istituzioni con i responsabili delle società di trasporto pubblico e di rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turistico, partendo dalla presentazione del lavoro di ricerca e approfondimento sul rapporto trasporti-turismo svolto dagli studenti dei corsi di laurea in scienze del turismo ad indirizzo manageriale e progettazione e gestione dei sistemi turistici. Lo studio, diretto dalla professoressa Valentina Della Corte, ha evidenziato che investire nel settore dei trasporti, potenziando le singole modalità e migliorandone l'interconnessione, è uno dei fattori fondamentali per l'incremento del turismo nella città metropolitana di Napoli, terra ricca di potenti attrattori paesaggistici, culturali, architettonici ed artistici, che necessita tuttavia di una pianificazione strategica integrata. All'interno del sistema turistico complessivo i trasporti giocano un ruolo importante. L'aeroporto, quindi il trasporto aereo e il trasporto su ferro, quello ferroviario, sono gli assi portanti per quanto riguarda il turismo verso la nostra regione. Mentre abbiamo un aeroporto molto sviluppato, sulla parte ferroviaria la Campania ha ancora una dotazione in termini di infrastrutture più limitata, però sicuramente occorre, soprattutto a livello di intermodalità, un maggior collegamento poi tra i sistemi di trasporto sul territorio, perché quella è la grossa carenza che i nostri turisti riscontrano. Il sindaco metropolitano Luigi De Magistris ha affermato che Napoli è la città che in Italia sta facendo registrare il maggior incremento di turisti, che stanno finalmente riscoprendo le sue bellezze. Ora c'è bisogno di due cose: che anche i napoletani assumano la consapevolezza della potenzialità della propria terra e che tutti gli attrattori turistici della città metropolitana siano messi in rete, creando un sistema armonico di trasporto pubblico sicuro ed efficiente. Che il turismo sia in salute è stato confermato anche dal presidente regionale di Federalberghi, Costanzo Iaccarino, il quale ha sottolineato che veniamo fuori da un anno buono, speriamo che l'anno che comincerà, la stagione turistica che comincerà, sia all'altezza dell'anno scorso, e sarebbe un ottimo risultato. Dobbiamo lavorare tutti per questo. Oggi siamo qua per questo convegno sui trasporti, che è una delle materie importanti e carenti che abbiamo in Campania. 6 milioni di passeggeri in transito, un trend in netta crescita per Capodichino, che assume sempre più le sembianze di uno scalo internazionale e che beneficerà non poco dell'apertura della fermata della linea 1 della metropolitana, che collegherà l'aeroporto, secondo caso in Italia, direttamente con la stazione ferroviaria. Un secco no dunque al secondo scalo di Ponte Cagnano arriva dall'amministratore delegato della GESAC, Adriano Brunini, secondo cui quelle risorse vanno utilizzate per migliorare la rete dei collegamenti tra i grandi snodi tra loro e con il resto dell'area metropolitana e per azione di marketing turistico di sistema. L'aeroporto è andato bene in questi ultimi due anni in generale, ma soprattutto in questi ultimi due anni dove siamo cresciuti di un 15% in generale, ma soprattutto siamo cresciuti del 40% sul traffico internazionale. Oggi la nostra strategia, che è stata avviata appunto due anni fa, ma che continueremo a sviluppare nei prossimi anni, è quella di puntare quasi esclusivamente sul traffico internazionale, sia perché l'alta velocità già si occupa bene di servire il traffico domestico e sia perché il turismo è la grande opportunità sia per il nostro territorio che per il nostro aeroporto. Dal punto di vista dell'infrastruttura siamo a posto, perché abbiamo investito tanto negli ultimi anni, quindi penso che questo si veda. Abbiamo un programma di investimenti tendenzialmente tutto autofinanziato per i prossimi anni, che siamo capaci e pronti a sviluppare, e quindi noi almeno per i prossimi 10 anni abbiamo spazio per crescere e abbiamo volontà di crescere. Se c'è una sinergia fra le varie istituzioni e gli imprenditori, specialmente l'università, sicuramente si riesce dal confronto a migliorare una proposta e la possibilità concreta di poter sviluppare di più il turismo. L'iniziativa di stamattina serve proprio a questo, per fare un tavolo di confronto fra quello che sono tutti gli attori principali del turismo, in modo tale che si possa pianificare e programmare in prospettiva anche futura la possibilità concreta di valorizzare quello che è la nostra grande risorsa. Mi auguro che anche l'attenzione da parte anche della Regione Campania possa avere un'attenzione particolare per quanto riguarda lo sviluppo del turismo.